Un nostro concittadino, Mario Pini, scomparso il 21 gennaio scorso, ha nominato suo erede universale il comune di Faenza, che sarà tenuto a corrispondere una parte dell'eredità a vari enti e persone. Nell'ascito testamentario sono compresi beni immobili, risparmi, oggetti d'arte e di antiquariato. Il Consiglio Comunale sarà chiamato nei prossimi giorni ad approvare la delibera di accettazione dell'eredità a proprio favore. Mario Pini e la moglie, Maria Luisa Minguzzi, deceduta il 3 marzo 2014, già da tempo avevano consegnato i rispettivi testamenti nelle mani del sindaco e dell'amministrazione comunale. Si tratta di due persone straordinariamente generose: Mario, ragioniere della vecchia Cassa di Risparmio di Faenza, e Maria Luisa, insegnante di lettere per quasi 40 anni. Oltre a svolgere con passione e rigore le loro professioni, sono stati impegnati per tutta la vita nell'assistenza ai bisognosi, destinando a queste persone silenziosamente significative risorse materiali, morali e spirituali. Negli anni scorsi, conclude il sindaco Giovanni Malpezzi, ho conosciuto personalmente i coniugi Mario Pini e Maria Luisa Minguzzi. Sono rimasto profondamente colpito dal forte legame che li univa reciprocamente, legame da cui scaturiva quell'energia positiva che hanno riversato generosamente e silenziosamente in tante opere di carità. L'amministrazione comunale faentina è profondamente grata per tale rarissima sensibilità e si impegna a onorare la memoria dei due coniugi. Francesca Diletta per Faenza Web TV.